prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa Nostra. Si tratta della più imponente operazione antimafia dalla fine della seconda guerra mondiale. Deputato Tommaso Buscetta, che ho rinunciato. La testimonianza di quest'uomo potrebbe far condannare più di 400 membri di Cosa Nostra. Dopo il suo tradimento è diventato il bersaglio numero uno della mafia. È il più importante pentito di mafia mai comparso in un'aula di tribunale. Gli investigatori possono contare su uno dei più importanti pentiti di mafia della storia. Buscetta è un bugiardo. Buscetta. Questo è un vero. Ha consegnato alla magistratura una confessione di 3.000 pagine in cui denuncia i legami tra le cosche siciliane e la mafia italoamericana. La sua testimonianza dovrebbe portare a molti arresti oltreoceano. Il nostro prossimo test è Tommaso Buscetta. A tutela della sua stessa incolumità, il signor Buscetta è stato trasferito in una località segreta dove ora vive sotto falso nome per motivi di sicurezza. Dunque oggi deporrà protetto da un paravento. Quest'uomo sta testimoniando contro alcuni degli uomini più pericolosi al mondo ed è dovere del governo degli Stati Uniti prendere tutte le necessarie precauzioni per proteggerlo. Fate entrare il test. Ecco mio padre che mi guarda storto. Ecco, è mio padre. Non devi correre con la mano. Ma se non corri. Sì, ma io ti ho visto in cucina che tu vai pronto. Adesso una rapida rinforzata. No, okay. Buongiorno signor Presidente e membri della sottocommissione. Il mio nome è Tommaso Buscetta e ho speso la maggior parte della mia vita come membro della mafia siciliana. Io ho visto molti cambiamenti in questa organizzazione al punto di non sentirmi ulteriormente legato dal codice dell'omertà o del silenzio. Non avevo tribunale, non avevo carcere. L'unica cosa che aveva era terrorizzare. È difficile immaginare fino a che punto una sola decisione ti possa cambiare la vita. Fatta quella scelta, il tuo destino è segnato. Non puoi più tornare indietro. Tommaso ha avuto 8 figli da 3 donne. Io sono stata la terza e ho avuto 2 maschi. È la prima volta che parlo apertamente della mia vita. Ora o mai più. Non ho più paura di nulla, ma si corre sempre qualche rischio. Il rischio esiste. Una telefonata e siamo morti. Allora si è arrepentato. Toffe, ora! C'è gente che farebbe di tutto per avere la testa del figlio di Tommaso Buscetta. Se gli dessi la possibilità di scoprire dove vivo, ne approfitterebbero subito. Ho perso 2 fratelli. Ho perso 2 zii. Ho perso tante persone care. E non è per paura che nascondo il mio volto, ma ho una famiglia da proteggere, ho dei figli, una moglie. Non saremo mai fuori pericolo. La mafia non dimentica. Senti un po', devo dirtela questa cosa, lo so. Ci risiamo. Lo so che tempo perso. Lo so che tanto non cambi idea. Non mi piace vederti andare in giro con una pistola. È una pessima combinazione. Senti, mamma, me lo sono guadagnato il diritto di portarmela in giro e sai qual è la cosa più bella? La legge me lo consente. Dio benedica l'America, giusto? Esatto. Ma è pericoloso. Un giorno magari qualcuno ti fa perdere la testa. È pericoloso per chiunque si permetta di minacciare te, me, mia moglie o i miei figli. Se lo dici tu, le detesto, le armi. Tanto non mi fai cambiare idea. Io giro sempre armato perché mio padre ha fatto barcollare un'organizzazione che esisteva da secoli. E c'è sempre il rischio che succeda qualcosa, perché alcune di quelle persone sono ancora vive e vogliono ancora vendicarsi.
I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno. Nei primi anni 60, 8 agenti di polizia furono uccisi a causa di una bomba scoppiata in un'auto. A seguito di ciò si verificò uno scalpore pubblico contro la mafia e venne emesso un certo numero di mandati di arresto, ivi compreso il mio. Io lasciai la Sicilia, andai in Messico, di lì in Canada e in New York. Io lasciai gli Stati Uniti nel 1971, dopo che ero stato trattenuto per possesso di un passaporto falso. Andai in Brasile. Vivevo a Rio e un giorno me ne sono andata in spiaggia. Quest'uomo si è presentato. Si è seduto accanto e abbiamo chiacchierato per 4 ore. Mi ha raccontato che si trovava in Brasile per avviare una produzione di pomodori in scatola che all'epoca lì non c'erano. Mi aveva davvero folgorato. Veramente. Se mi avesse detto che era Gesù Cristo, forse gli avrei creduto. Io avevo 20 anni. Lui, 42. Era carnevale. Eravamo all'inizio della nostra relazione e c'era una donna che stava flirtando con lui e ovviamente ne era lusingato. A un certo punto mi ha fatto arrabbiare, ero fuori di me perché si è alzato, ha preso il nostro champagne e si è seduto al tavolo con lei. Ho pensato, ora gli faccio capire con chi ha a che fare. Mi sono alzata, ho preso la bottiglia di champagne e pa! Vetri dappertutto. Gli ho detto, chi ti credi di essere? Io sono molto più giovane di te. Se voglio posso spassarmela anch'io, molto più di te. Rientrati a casa, ha chiuso la porta e ha detto, ora le prendi. E le ho prese. Mi ha afferrato e mi ha fatto, guai a te se ci riprovi, non azzardarti più a mettermi in imbarazzo davanti a tutti. Quando diventava violento non si tratteneva, faceva il pazzo. Non ho mai chiesto a Tommaso se fosse un mafioso o se avesse qualche legame con la mafia, perché non volevo che mi mentisse. Io, insieme ad altri, per sodemmi capi della famiglia siciliana di creare una commissione in Palermo. Rientrava nella responsabilità della commissione di decidere in materia di dispute tra famiglie e compito della commissione decidere in fatto di esecuzione di un uomo d'onore. Ciascun uomo di onore ucciso almeno una volta per conto di Cosa Nostra. Da quando si è affiliato alla mafia nel 1948, quante persone ha ucciso? Io non posso rispondere a questa domanda, perché non per mancare di rispetto a lui. La legge italiana non mi permette di rispondere a questa domanda. Nella mafia ha dovuto dimostrare di essere un uomo, e lo ha fatto. Ha detto, Cristina, devo dirti la verità. Ormai sono passati anni, ma io ho ucciso. La cosa mi ha addolorato. Ho deciso che con amore e affetto sarei riuscita a cambiarlo. Ma 6 mesi dopo che ci eravamo conosciuti, è stato arrestato. Per un caso, ero in servizio quando è stato arrestato. Qui in Brasile non aveva commesso reati di particolare gravità, ma in Italia sì. Erano convinti di aver arrestato un importante boss mafioso, coinvolto in traffici di droga. Cosa che in realtà mio marito detestava. La polizia brasiliana ha confermato che il noto malavitoso Tommaso Buscetta è stato estradato in Italia, dove è accusato di narcotraffico.
sono stato condannato a 8 anni di reclusione. Ma io, in vita mia, non sono stato mai preso, né per uso personale, con un grammo di droga. Un grammo né 100 chili. Sicuramente tutti si staranno chiedendo, come facevi a stare con un boss mafioso? Ma io non ho mai considerato il nostro rapporto in questi termini. Quando ero ricoverata per la nascita di Roberto, Tommaso era in carcere. Ho pensato di far vedere a mio marito le immagini del bimbo. Ho scattato delle foto, ho girato un filmino e gliel'ho mandati. Mio padre aveva 2 famiglie separate. Quella che aveva in Sicilia, che aveva formato con la sua prima moglie. E quella che più tardi ha messo su in Brasile con Cristina. Mia madre ha adottato le 2 bambine nate dalle prime nozze. Perché erano piccolissime e dipendevano da mio padre. Eravamo io e Alessandra. Lei avrebbe potuto dire, non le voglio quelle bambine, giusto? Avrebbe dovuto farci da madre senza sapere quando avrebbe rivisto il marito. E invece quella donna ha smosso mari e monti. Ha fatto di tutto per tenerci e ci siamo trasferiti tutti insieme in Italia. Ha detto, devo occuparmene io. È una questione di lealtà. Se ami qualcuno, devi accettarlo per quello che è. Andarlo a trovare in prigione era un'esperienza sgradevole. Mi dava molto fastidio vedere come toccavano mamma durante le perquisizioni. Non era per niente piacevole e al termine della visita ricordo che trattenevo mia madre dicendo «Aspetta!» e lo vedevo mentre faceva scivolare il braccio tra le sbarre nel tentativo di salutarci. Non so cosa avesse fatto, so che era un don, vale a dire un boss, Don Masino. Ecco cos'era, Don Masino qui, Don Masino lì. Per me era papà. Non mi importava cosa diceva la gente, era mio padre. Signor Presidente, io sono stato 8 anni dentro Luciardone e io sono stato padrone incontrastato dentro Luciardone. Ho fatto tutto quello che a me andava genio di fare. Ci siamo sposati in carcere. Il testimone di nozze era un malavitoso di quelli tremendi. Con Tommaso si sentiva al sicuro perché nessuno avrebbe osato ammazzarlo. Ma appena lo hanno trasferito in un altro carcere, lo hanno ucciso con 100 coltellate. Non appena venne rilasciato, io cominciai a convincermi che gli superfacenti avevano cambiato tutto. La lealtà della famiglia, i codici del rispetto che io ho conosciuto da mafioso stavano diventando rapidamente una cosa del passato. Faide di mafia per le strade di Palermo. L'ultimo scontro ha causato centinaia di morti. Salvatore Riina, detto la Belva, uno dei più potenti boss di Cosa Nostra, ha assunto il controllo del narcotraffico negli Stati Uniti, fomentando una sanguinosa guerra per il controllo del territorio. I cadaveri appartengono a 2 boss, vittime della guerra scatenata a Palermo da Totò Riina. Erano ritenuti associati a Tommaso Buscetta, ora in carcere, e rappresentavano la vecchia guardia dei vertici mafiosi. Riina era uno psicopatico e quello psicopatico aveva assunto il potere. Comanda sempre chi ha i soldi. Adesso il valore era denaro. Adesso il valore era avere la villa al mare o avere in montagna. Adesso il valore era chi sparava di più. Nel giro di pochi anni, fra il 1981 e il 1983, ci furono più di 400 morti in Palermo. In precedenza la mafia non si era voluta immischiare in questione di stupefacenti. Essa attirava troppo l'attenzione dell'autorità e troppa pressione. Ora invece la parte principale degli affari della mafia era costituita dagli stupefacenti e tutti se ne erano arricchiti. Insieme agli stupefacenti era venuto più denaro, più ingordigia e meno onore.
Un giorno io e mio fratello stiamo tornando da scuola e non vediamo l'ora di farci una doccia, cenare per poi fare i compiti. Ma che? Si parte! Dove andiamo? Attraversiamo l'oceano, bambini, torniamo in Brasile. Pensavo che in Brasile saremmo stati al sicuro. Grave errore. Avevo 10 anni. Non sapevo nulla di mafia. Non sapevo nulla di crimine organizzato o quel genere di cose. Mio padre mi ha detto, accompagnami, andiamo a prendere qualcuno. Abbiamo girato per un'ora con l'auto, ma mio padre non riusciva a trovare queste persone. Mi sono girato e ho detto, sono loro, laggiù. E quello era un vero pezzo grosso della mafia. Il capo della commissione a Palermo mi ha regalato i miei primi $5 per averlo riconosciuto in mezzo alla folla di Copacabana in piena estate. E li ho conservati per anni, finché non ho capito chi me li avesse dati. Mi disse che era il momento di tornare, che io dovevo aiutare la Cosa Nostra a liberarsi di Salvatore Rini. A chi rispose che non desideravo mettermi nel mezzo di questa guerra che a me non apparteneva. Non era una cosa mia. Quel boss di Cosa Nostra stava cercando di convincerlo a partecipare alla guerra di mafia in Sicilia. Mio marito ha risposto, ho appena avuto un figlio, voglio solo dedicarmi a lui. E io le dico che a me non interessa quella guerra, perché io ho fatto tanti anni di galera, volevo godermi la mia libertà. Stefano è stato un nuovo inizio e Tommaso se lo mangiava con gli occhi. A partire da quel giorno è stato il suo cocco. Benché io avessi rifiutato da mafioso, ritornò in Sicilia e sparse la menzogna che io stavo per ritornare per mettermi contro i corleonesi. Di conseguenza, mentre ero ancora in Brasile, i corleonesi cominciarono la brutale e sistematica distruzione della famiglia che io ho lasciato in Sicilia. Aveva supplicato i suoi figli di stare lontani dalla mafia. Che ci fate ancora a Palermo? Venite in Brasile. Al telefono c'era una donna che urlava. Era sua nuora. E ha raccontato che il giorno prima i figli di Tommaso erano spariti. In quel preciso momento è sbiancato in volto. Non ha fiatato, ma aveva capito. Non avrebbe più rivisto i suoi figli. Erano già morti. Non potevano rivelare dove si trovava il padre, non lo sapevano. Li hanno torturati e li hanno ridotti in fin di vita. Poi li hanno sciolti nell'acido. Sì, li hanno sciolti nell'acido. Sapevamo che era successo qualcosa di terribile ai miei due fratelli. Una parte di mio padre è morta con loro. Si sentiva responsabile per l'accaduto. Ha sempre cercato di tenerci fuori da tutto, ma quando ha perso i suoi due figli... Ecco, lo capivi. Una parte di lui si è spenta e non si è più ripreso. Ha interiorizzato tutto. Quella perdita è stata terribile. Non ne ha mai più parlato, mai. Non abbiamo mai discusso della morte dei miei fratelli, mai, nemmeno una volta. Ma per papà era stato un colpo durissimo. C'era la guerra di mafia in corso, d'accordo. Ma non immaginavo che si potesse arrivare a questo punto. Fu solo l'inizio della strage. 2 mesi dopo, colpirono di nuovo.
Santo Stefano di Sangue ha raggiunto il culmine ieri sera con la strage del New York Place, una pizzeria dove due killers hanno ordinato 4 pizze e dopo aver chiesto del proprietario pizzaioli hanno aperto il fuoco uccidendoli tutte e tre. Gli assassini hanno invece risparmiato la donna che sedeva alla cassa. La ragazza, Felicia Buscetta, è infatti la moglie del Genova, ma soprattutto la figlia di Don Masino. Non si esclude però che Masino Buscetta, legato ai clan dei perdenti, sia tornato a Palermo per vendicare 2 suoi figli misteriosamente scomparsi. Mia sorella ha perso il marito. Gliel'hanno ucciso davanti agli occhi. E la campagna di morte e distruzione di Totò Riina è proseguita. 2 giorni dopo sono tornati. Vincenzo era il fratello che prediligevo. Mandava avanti la vetreria di famiglia. Ma soltanto, ecco, mi dicono in questo momento che sono arrivate le immagini. Vediamo un momento di vederle insieme. Ecco, il Palermo sembra essere diventata un mattatoio. In quell'ufficio ci avrò giocato milioni di volte. Una volta ho rotto un vetro. E zio Vincenzo mi ha detto: non preoccuparti, qui di vetro ne abbiamo un sacco. Nell'ufficio dove li hanno ammazzati ci passavo giornate intere. I killer fecero scempio. Prima spararono in faccia a mio fratello che era seduto alla scrivania. Mio nipote accorse per aiutare il padre, ma non era armato. Uccisero anche lui. È stato col secondo arresto, nel 1983, che mi sono reso conto davvero di cosa stesse accadendo. Quella mattina mio padre mi stava accompagnando a scuola in macchina. C'era anche la mamma. È bello qui, ma ci sono troppi poliziotti. Ci siamo fermati a fare colazione. Appena è sceso dall'auto, è stato circondato da un nugolo di poliziotti. Poi mi hanno portato via. Non lo dimenticherò mai. Io ero seduta accanto alla culla di Stefano, il mio fratellino, che era molto piccolo. Con me c'era anche mia sorella Alessandra. Dovevamo restare in macchina perché c'erano un sacco di fotografi che cercavano di scattarci delle foto. Eravamo circondati dai paparazzi. Sentivo i poliziotti che si congratulavano tra loro. Abbiamo preso il pesce grosso. Speravo che non fosse mio padre. Ho dovuto usare un mandato d'arresto per associazione finalizzata al narcotraffico per poter trattenere l'intera banda. A partire da quel momento, i media hanno dato un risalto enorme all'arresto. Finalmente il mondo può vedere in volto il boss dei due mondi. Queste sono le uniche immagini pubbliche di Tommaso Buscetta, arrestato oggi a San Paolo. Buscetta è sembrato sorpreso di trovarsi davanti ai giornalisti. Si è limitato a sorridere, lanciando sguardi ironici a fotografi e telecamere, senza dire una parola. Dica qualcosa, la prego. Ci dica qualcosa, coraggio. A mio avviso, qui in Brasile, Buscetta non era coinvolto in attività di narcotraffico. Ma la gente che frequentava in quel periodo apparteneva senz'altro a delle cosche. All'epoca era uno dei ricercati più famosi del mondo. Persino la polizia americana ci ha fatto le congratulazioni. Quando Buscetta è stato arrestato in Brasile, ho assunto il caso, sono partito per San Paolo e ne ho chiesto l'estradizione negli Stati Uniti. Buscetta era un latitante. Le autorità americane lo ricercavano perché era accusato di essere stato coinvolto in attività di narcotraffico nel paese. Volevamo assicurarci che i brasiliani lo consegnassero a noi. Siamo arrivati contemporaneamente alla delegazione italiana. Anche loro avevano i loro buoni motivi per cercare Buscetta. E quando il procuratore italiano, il giudice Falcone, lo ha incontrato, ho notato subito, dal linguaggio del corpo, dal modo in cui si guardavano, si trattavano, che tra i due c'era un rispetto reciproco.
Su questo non c'è dubbio. Quest'uomo mi destava una particolare attenzione. Per la sua intelligenza, per la sua maniera di essere. Perché lui sapeva per intero tutto quello che intendevo dire per metafore in linguaggio palermitano e siciliano. Cosa molto difficile a uno che non è cresciuto nella terra dove sono nato. Non c'è dubbio che Falcone è stato il più grande magistrato sul fronte del contrasto alla mafia. Buscetta voleva parlare non con i magistrati, voleva parlare con Giovanni Falcone. Al ritorno, Falcone dice, è successa una cosa strana a un certo punto. Ci sai, gli ho fatto la solita domanda che facciamo sempre, ne vogliamo parlare di mafia? Ci sai che mi ha risposto Buscetta? No. Mi ha detto, dottore Falcone, non basterebbe un'intera notte. Le chiedo scusa, ma sono molto stanco. E Falcone mi dice, secondo me è stato un segnale, questo forse vuole collaborare. La mia risposta fu, Falcone, effetto jet lag. Vatti a fare un bel riposo e domani mattina riacquisti lucidità. L'omertà era un muro. Di qua c'era la società civile, lo Stato. Al di là c'era Cosa Nostra. Per cui era quasi inconcepibile pensare che da dietro quel muro uno decidesse di picconarlo e di cominciare a parlare con noi. È stata l'omertà. La parola omertà è la dice lunga. Tra le sue cose, Tommaso ha lasciato una lettera. Amore, ancora una volta ti procuro di dispiaceri, ma spero che questo sia veramente l'ultimo. Non hai mai smesso di volermi bene e di vedermi come il principe azzurro. Ma io, il tuo principe azzurro, non posso essere il tuo aguzzino. Che destino paradossale. Vi abbandono perché vi amo. Sono in una cella senza finestra. Mi sento solo. Immensamente solo. Quando mi hanno comunicato che dovevo ritornare in Italia, ho detto no. La faccio finita qui. Nel corso della notte, Tommaso Buscetta è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia dopo aver assunto una dose di stricnina, un veleno potentissimo. Domani il capomafia avrebbe dovuto essere trasferito in Italia, dove deve rispondere dell'accusa di traffico di stupefacenti. La moglie di Buscetta, Cristina, è arrivata in ospedale visibilmente agitata. Ha dichiarato che era completamente all'oscuro dei propositi di suicidio del marito. La donna ha negato di essere stata lei a fornire al consorte la stricnina, come sostiene la polizia. È molto comodo scaricare su di me le loro responsabilità. Toccava alle autorità proteggerlo. Non potrei mai mettere a repentaglio la vita di mio marito. Abbiamo 4 figli. L'ho visto molto depresso. E quando ha guardato Stefano, è scoppiato a piangere. Non avevo mai visto mio marito piangere in quel modo. Era disperato. Ho fallito di nuovo, ha detto. Per te sono soltanto un problema. Ho risposto, un problema che ho scelto io. Ormai quel che è fatto. Ci siamo messi insieme, ci siamo innamorati. Non si può tornare indietro. Ti amo e mi va bene così. E io ho perso figli, cognati, fratelli, nipoti. Nessuno di loro era un uomo d'onore e questo è quello che più mi ha tormentato. Io non mi sono mai lamentato che cercassero me. Stavo nel gioco delle parti. Ma i miei figli no. I miei figli non entravano. Quindi questa è una delle ragioni più vere che io ho posto a me stesso per poter collaborare con la giustizia. Una roba che deve inserire le batterie.
Occhiali scuri, aria distaccata e le manette nascoste da una coperta, così è arrivato all'aeroporto di Fiumicino il boss mafioso Tommaso Buscetta. Il boss mafioso, prima di partire, aveva tentato il suicidio. Un momento di debolezza o la convinzione che stavolta difficilmente sarebbe riuscito a tornare in libertà? Ricordo che quando l'ho visto con quella coperta sulle braccia, ho subito pensato, non sembra neanche lui. Era molto diverso da quell'uomo mascolino e robusto che avevo avuto davanti solo un paio di settimane prima. È stato un vero shock vederlo in quello stato. L'importanza della collaborazione di Buscetta, quando si usa, si scomoda il termine storica, importanza storica. Da quel momento nulla sul fronte dell'antimafia, ovviamente, potrà mai essere come prima. Ricordo che gli ho detto, qualunque cosa tu faccia, ho fiducia in te. Sono dalla tua parte. Se decidi di collaborare, io sarò al tuo fianco. Buscetta non avrebbe mai collaborato con la giustizia. Ma quando tu gli ammazzi i figli, il marito è... Ma che vuoi? Per il Buscetta mafioso, Rina è l'apostata, un bestemmiatore rispetto al codice mafioso. E lì lui capisce che l'unica strada che gli rimane per consumare le sue vendette è collaborare. Incontrai il dottore Falcone e le disse che volevo collaborare. Era un avversario di Cosa Nostra. Per me Giovanni Falcone era lo Stato. Lo vedevo come l'uomo che voleva combattere veramente la mafia, non lo Stato italiano che faceva i comizi. Io ho deposto Falcone da luglio al dicembre del 1984, quasi tutti i giorni. Intendo premettere che non sono uno spione. Sono un uomo stanco che riconosce che quello in cui ho creduto non esiste più. Voglio raccontare quanto è a mia conoscenza su quel cancro che è la mafia. Amore mio, vorrei saperti descrivere il trauma di ammettere pubblicamente di essere mafioso. Violare il codice dell'omertà è stata la scelta più difficile della sua vita, perché aveva questa sensazione di tradire qualcosa di sacro. L'omertà è sacra. O lo era un tempo. Ora sono solo fesserie. A seguito della testimonianza di Buscetta, in tutta Italia sono stati spiccati centinaia di mandati d'arresto. Si tratta della più importante operazione antimafia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo gli inquirenti, Buscetta ha fatto anche i nomi di membri della mafia italo-americana. Gli americani ci chiedono, parole povere, quando finite voi ce lo date, perché serve anche a noi. Devo dire, onestamente, a noi non ci sembrò vero, perché Buscetta si portava dietro problemi di garanzia della sua sicurezza non da poco. Lo hanno trasferito negli Stati Uniti perché l'Italia non era in grado di garantire la sua incolumità. Il capo della DEA mi ha detto, l'unica cosa che vuole è che lei e i ragazzi viviate sotto protezione negli Stati Uniti. Ha chiesto solo questo. Mamma è tornata e ha cominciato a fare i bagagli. Stiamo andando negli Stati Uniti. Eravamo entusiasti. Nessuno di noi c'era mai stato. Andremo a Disneyland. Fantastico. Quando si parte? Ieri sera, il 20 dicembre 1984, Tommaso Buscetta è stato restituito agli Stati Uniti. Passerà i prossimi mesi in una località segreta. Ci auguriamo in condizioni di totale, assoluta sicurezza, perché quest'uomo è a rischio e sta offrendo informazioni su alcuni degli uomini più pericolosi del mondo. Ed è responsabilità del governo americano prendere misure di sicurezza eccezionali per proteggerlo. Il primo nascondiglio stava nei sobborghi del New Jersey. Lo sorvegliavamo 24 ore al giorno, a turno. Ci alternavamo in 8 o 9. In circostanze del genere finisci per conoscerla bene, una persona. La mia prima impressione di Buscetta era di un uomo estremamente calmo e lucido, considerata la situazione.
Era rassegnato alla sua condizione, era rassegnato all'idea di andare fino in fondo, a prescindere dalle conseguenze. Non mostrava nessuna esitazione. Era deciso a mantenere la parola data. I miei angeli custodi saltavano per aria al primo rumore. Non mi lasciano mai uscire da questa casa. Solo gli agenti che mi proteggono si possono avvicinare a me. Le mie giornate sono lunghe, anche perché non parlo una parola d'inglese. Cercano di mandarmi qualche agente che sappia l'italiano. Era un mafioso, era un criminale. Su questo non ci piove. Tuttavia, avevamo un buon rapporto. Una volta, mentre passeggiavamo in cortile, ha raccontato che alcuni membri della sua famiglia erano stati uccisi da Totò Riina. Ma di solito non amava parlare del suo passato. Bisogna tenere presente che durante quel periodo Buscetta è stato il testimone più importante, più braccato e più in pericolo nella storia della giustizia americana. Per ovvie ragioni di sicurezza, solo pochissime persone sapevano dove si trovava. Nemmeno ai magistrati era stato rivelato l'indirizzo del rifugio. Quando dovevano sentire Buscetta, un agente dell'FBI li andava a prelevare in tribunale a Manhattan e ce li accompagnava a bordo di un furgone dai vetri oscurati, perché avrebbero potuto tradirsi anche senza rendersene conto. Proibiscono a mia moglie di dirmi in quale località si trova e proibiscono a me di dire dove mi trovo io. Mi dicono, lo devi accettare per la sicurezza di tua moglie. Ciò che rende unico questo maxi processo è che per la prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa Nostra. Quella che è stata definita una bunker è il simbolo della determinazione dello Stato che finalmente sfida la mafia nel suo territorio. Enormi vetrate a prova di proiettile costeggiano un alto recinto di acciaio a prova di bomba. È questa una scenografia orribile e imponente, eretta a protezione delle pareti, oltre le quali andrà in scena una litania di morti. Il processo più importante contro Cosa Nostra, cui al di là del numero enorme di imputati, 475 imputati, è il primo che consegna ai giudici la famosa visione unitaria di Cosa Nostra. Sembra incredibile oggi, ma dobbiamo tutto contestualizzarlo. C'era in Sicilia addirittura chi sosteneva che la mafia non esisteva, che erano dei criminali come in tutte le parti del mondo ce ne sono. Questo è il maxi processo. Questa non è una domanda! Sospendiamo 10 minuti, presidente! Dopo la pena di anni 15 di reclusione. Quindi i signori, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. Non è vero quello che dice. E sospendiamo. O impegna le persone. Una mattina si alza l'avvocato del Buscetta e comunica al presidente. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che ho rinunciato a comparire, è a disposizione della Corte. Entra Buscetta, entra Sua Maestà, tutti zitti. So cosa stava pensando. Aveva fatto la sua scelta. Era determinato, non aveva dubbi. Finalmente, ho pensato. Io non sono pentito perché non ho niente da cosa pentirmi. Quello che ero, io rimango. Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo. Ma dagli anni 70 in poi, questa associazione, cosiddetta Cosa Nostra, ha sovvertito
ideale, poco pulito per la gente che vive dentro la legge, ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione. Non voleva essere considerato un pentito perché come mafioso è scritto testualmente così da Falcone. Non ho nulla io di cui pentirmi. Sono loro, le persone di cui parlerò, che hanno tradito il codice della mafia. Loro hanno tradito la mafia. Io, facendo quello che farò, difendo la vera mafia. La vestì così. A noi non ce ne fregava niente. L'importante è che ci dicesse le cose che ci ha detto. La commissione è composta da tutti i capi mandamenti. I capi mandamenti vengono scelti in seno a tre famiglie. Ci sono altre cariche in seno alla famiglia? Sì, rappresentanti, sottocapi, consiglieri, capi di scena. Se si uccide un capo famiglia senza il consenso della famiglia stessa, le reazioni sono guerre di mafia. Noi avevamo le tessere del mosaico, ma non sapevamo dove inserirle. Buscetta ci dà il disegno. Essersi obbligato a violare il codice di omertà deve averlo distrutto. Glielo leggevo in volto. Mio padre era cambiato. Mio padre stava soffrendo. La sua aura è cambiata durante quell'esperienza. I tentativi per screditare Buscetta agli occhi dei giudici furono fatti. In particolare ci incappò un imputato importante che si chiama Calò, ex grande amico, il quale chiese un confronto, un faccia a faccia. Senti, Buscetta, a me ancora continuo a sentire... Non mi chiamare neanche Buscetta, dici un nome qualsiasi, allora, perché tu hai calpestato. Come vuoi che ti chiamo? Hai calpestato a chi hai accarezzato. Buscetta, scusa un attimo, scusi, Presidente. Lui lo sa, i rapporti che avevo con suo fratello. Sì, ti risulta questo rapporto con tuo fratello o no? Vai avanti, continua, che ti risponderò subito. Vabbè. Allora, io siccome conoscevo abbastanza bene il fratello, con le lacrime agli occhi, mi disse, mi raccontò proprio il fatto di... Vede, dice, Masino, che cosa mi ha condenato? Se n'è andato di nuovo, mi ha lasciato un figlio in carcere, un altro drogato. Questo che ho raccontato. Dico, di che cosa è capace il signor Buscino, Masino Buscetta? E io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non costui, non ti arrabbiare perché si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. Ma io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più. Che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui. Però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. È vero? Tuo figlio è un ragazzo ingenuo, un ragazzo sì, pulito, un ragazzo sì, a posto, è vero? Sì, sì, mascalzone. Mascalzone, credo. Disonesto sei. Silenzio! Sentite. Buscetta. Mezza famiglia mi ha fatto ammazzare. Perché non mi faceva ammazzare? La storia che racconti, ma non ti preoccupare. Perché non mi hai trovato? Sconfitto di fare. Adesso non ti puoi far ammazzare perché sono ben guardato. Non devi aspettare qualche anno. Non te ne puoi andare. Devi aspettare qualche anno per farmi ammazzare. Sconfitto di fare, non te ne puoi andare. Perché tu sei ipocrita, bugiardo, mafioso, ma io proprio l'hai divorziato tu sei un... E Buscetta poi, come dire, ricorse anche con abilità a un aspetto emotivo, perché gli ricordò un delitto di cui Buscetta forse si era dimenticato, non aveva mai parlato, e gli disse: tu l'hai ucciso con le tue mani, Giannuzzo Lallicata, mi ricordo ancora il nome. Fino adesso Giannuzzo Lallicata, continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta. La faccia di Calò in quel momento, non so se dalle immagini riprese dalla televisione, ma io che ero lì e lo guardavo, era a 10 metri da me, proprio. Cioè lo ha distrutto. Fu un massacro per Calò. E infatti Calò si è beccato l'ergastolo.
gastoli per tutti i vertici, tutti i capi di Cosa Nostra hanno beccato tutti l'ergastolo. Peso determinante. Quindi da quel momento in poi la sua vita è legata, ma non a un filo. Non temeva di morire, ma temeva possibili conseguenze per i suoi familiari. E grazie a Dio, noi eravamo tutti negli Stati Uniti. Da quando Tommaso Buscetta ha tradito Cosa Nostra, le cosche hanno cercato di reagire sia in Italia sia negli Stati Uniti. Ieri Palermo è stata teatro del più grave massacro di mafia nella storia della città. 8 uomini sono stati uccisi mentre si incontravano in una stalla. Persino una città come Palermo, colpita negli ultimi anni da centinaia di omicidi, è rimasta inorridita dal massacro di ieri. Secondo gli inquirenti si è trattato di un avvertimento per qualunque uomo d'onore tentato di seguire l'esempio di Buscetta. Stasera, nel centro di Manhattan, il cielo è limpido e il termometro fa segnare 6 gradi. Domani, in un'aula di tribunale, Tommaso Buscetta, ribattezzato il boss dei due mondi, tradirà la mafia. Gli investigatori possono contare su uno dei più importanti pentiti di mafia della storia. Il caso è stato battezzato Pizza Connection perché, secondo la procura, le cosche usavano una serie di pizzerie per distribuire eroina in tutto il paese. Queste pizzerie venivano usate per riciclare milioni di dollari frutto di questi traffici illeciti, soldi che venivano depositati in banca dai proprietari dei ristoranti. Il primo testimone, Tommaso Buscetta, un affiliato della mafia siciliana, sta violando il codice di omertà. Con le sue rivelazioni ci ha aiutato a capire e a dimostrare la rete di legami tra la mafia siciliana e quella americana. Esiste tuttora una collaborazione e in che tipo di attività? Attività è droga. A suo avviso, negli Stati Uniti, gli stupefacenti oggi rappresentano la principale fonte di introiti per Cosa Nostra? Sì. Io quello che ho visto è lo smercio dell'eroina dalla Sicilia agli Stati Uniti. Quindi è fuori dubbio che per poter vendere la merce negli Stati Uniti loro abbiano avuto il consenso della mafia locale. Nel corso della sua deposizione, lei ha usato più volte l'espressione uomo d'onore. Oggi concorda sul fatto che non c'è nulla di onorevole nell'essere un assassino? D'accordo con lui. Nel mio statamento ho dovuto sempre citare uomo d'onore perché è così che si chiamano fra loro. Perché io non mi chiamo più, io sono uno che ho tradito.